Ok, vediamo allora un attimo con l'aiuto di questi due cordoni giganti come si fanno alcuni nodi partendo da quelli di base. Facciamo solo un minimo di precisazioni dal punto di vista della terminologia per capirci, perché le userò durante il video, quindi sarà più facile seguirmi. La parte che vedete qua, quella che alla fine avete in mano e con quella con cui andrete a fare i nodi, si chiama corrente. La parte invece che rimane nascosta qua fuori campo, che non vedete, che per fare i nostri esempi possiamo immaginare sarà legata a un albero da qualche altra parte, quello si chiama dormiente. È facile ricordarselo. Questo sta fermo, dorme, non fa niente, e questo qua invece è quello che lavora come un pazzo. È corre, quindi è il corrente. Avevamo detto che saremmo partiti dai nodi più stupidi e più semplici. Questo qua, per forza di cose, dovrete saperlo fare tutti. È il nodo classico, il nodo semplice. Vediamo allora come questo nodo può essere utilizzato per andare a legare insieme due corde in maniera abbastanza sicura. Quindi andiamo a cominciare a vedere il nodo copiato. Si chiama copiato perché useremo adesso il corrente della corda bianca per andare a ripercorrere parallelamente tutto quanto il giro che fa la corda verde. E di fatto quindi copieremo il nodo che ha fatto la corda verde, solo che lo copieremo all'incontrario. Quindi vediamo come verrebbe il nodo copiato. Quindi mi metto qua parallelo. Faccio passare la corda verde passa sotto, quindi la corda bianca insegue, continua a inseguire la corda verde, passa sopra, quindi anche la corda bianca passa sopra. A questo punto la corda verde passa dentro ed esce, la corda bianca farà lo stesso. Una volta girato e copiato tutto quanto il nodo, non mi resta che prendere i due correnti e andare a stringere. Tranquilli che adesso devo una precisazione. Allora, questo nodo copiato di solito viene fatto con le fettucce, quindi con, diciamo, non delle corde, ma insomma, facciamo finta, corde piatte, ok? E viene molto bene con quello, anche perché è facile capire se l'avete fatto male. Questo nodo copiato è fatto male, è sbagliato, perché? Perché come potete vedere qua c'è un punto in cui le corda verde e la corda bianca si accavallano. Invece in realtà un nodo di questo genere fatto bene, quindi mi raccomando controllate, dovrebbe avere sempre le corde parallele. Questo perché? Perché se viene fatto in questa maniera qui, questa asimmetria dell'accavallamento fa sì che in questo punto del nodo ci sia una pressione molto maggiore rispetto a quella delle altre parti del nodo, e quindi praticamente andiamo a creare un punto debole, un punto di sforzo eccessivo. Se fate questo nodo con le fettucce, errori di questo tipo sono molto evidenti. Se invece le facciamo con le corde cilindriche, normali, questa cosa qui è più difficile da notare, dovete farci attenzione. Andiamo a vedere quindi come sarebbe fatto quello corretto. Una volta stretto, il nodo copiato corretto dovrebbe presentarsi in questa forma. Quindi vediamo che abbiamo le due corde che partono parallele, escono parallele di qua, rimangono parallele durante tutta quanta l'esecuzione del nodo, fino a rinfilarsi sotto e uscire dall'altra parte parallela. In questo caso so di avere una distribuzione del peso, dei carichi, della tensione sul nodo che è ben distribuita, e quindi in questo caso il nodo è corretto. Primo nodo, quindi nodo copiato partendo da un nodo banale.